Salve a tutti e bentornati. Questo è il primo di due video sulla struttura del PvP. In questo ci soffermiamo sul meta level e il meta range. È un argomento davvero ampio. Verranno usati termini come casual, random e così via. Ci tengo a fare presente che non saranno mai usati in senso dispregiativo, legittimando chi non ha tempo, risorse e voglia da investire per andare a fondo. Non ne sono un fan in primis, infatti, ma se possono aiutare a rendere il video più semplice, ben venga. Buona visione. Partiamo da una nettissima distinzione. Esistono principalmente invasioni, duelli e le loro sottoculture. Partiamo dalle invasioni. Queste rispettano un range di matchmaking dovuto al room level e all'upgrade level, comportando un'esperienza unica e diversa per ogni personaggio da dedicarci. Perché portare un solo personaggio al 600, quando si possono dedicare molteplici personaggi a cui dedicare più bracket o più build per un bracket? È un sistema con diversi problemi macroscopici, microscopici e tanto, tanto RNG. Al meta, il risultato di questo è che spesso e volentieri gli invasori si ritrovano con un TTK di un 1v3 decisamente basso, rischiando di morire in un blender a causa di un singolo errore. Motivo per cui, tendenzialmente, gli invasori si ritrovano al livello cui sarà il punto massimo per essere matchato con l'host di riferimento. Cercando di compensare uno sbilanciamento che va troppo oltre quella linea con quanti più livelli possibile. In realtà, già da DS3, dal 2019, a Pontiff, dove coesistevano duelli, fight club, invasioni e survivals, si era iniziato a fare proprio così. Con il meta al 125, gli invasori potevano invadere quegli host 125 con un personaggio fino al 133. In Elden Ring, il discorso è lo stesso, se non con una struttura del multiplayer involuta. Con il meta al 125, gli invasori possono invadere quegli host con personaggi fino al 139. Avete capito bene? 139, non 137. Ma ci arriviamo con calma. Perché il livello di paragone è il 125? Ci sono diverse ragioni. È stata fatta molta disinformazione sulla cosa. Tutto questo discorso è stato fatto da dei giocatori americani che fanno questa cosa per il PvP. Per fare chiarezza, il meta level è un livello preciso stabilito dalla community. Questa community non sono figure astratte irraggiungibili che non si sa chi sono e che diffondono il loro verbo e che vi deve andare bene, ma sono delle figure concrete che possono essere raggiunti o nei loro Twitch o nei loro YouTube o nei loro Telegram o nei loro Discord e così via. Figure che sono collegate tra loro attraverso le varie community che creano contenuti, che fanno informazione e così via. Far passare questo come esportazione culturale, come colonialismo, è ridicolo a dir poco, specialmente quando questo modus operandi esiste da un decennio. A ogni modo, il primo punto è quello di centralizzare una community fortemente frammentata. Centralizzarla non solo favorisce il numero della player base, ma permette una migliore comunicazione di nozioni, è più facile condividere build, imparare il build making e diventare più bravi essendo in contatto con giocatori che sono più dedicati. Per i giocatori console, può essere un modo anche per aiutarsi a vicenda, passandosi gli oggetti, per creare più velocemente i personaggi. Per i giocatori PC, vi è la possibilità di indagare a fondo sulle meccaniche e di condividere nozioni cui accesso è impossibile tramite console o al di fuori dei gruppi giusti. Il secondo è un punto su cui basare le competizioni, rispecchiando un PvP bilanciato sulla viabilità di build e un time to kill ideale, stabilendo anche dei ruleset che tengano gli scontri più vicini alla skill e meno ai setup e alle gimmick. Ci sono delle distinzioni molto nette tra le regole non scritte dei duelli casual e tra le regole scritte negli ambienti della community competitiva. Ma il risultato è un ambiente a imbuto dove riunire la community nel luogo più ampio e premeditato possibile. Sia in luce dei cosiddetti PvEers, che piano piano abbandonano il gioco, sia in luce di chi, fin dalla release, se non già da prima, cerca già di creare un effetto domino di ambiente premeditato uguale giocatori più bravi, con tutto quello che ne consegue.
Da un punto di vista storico, Dark Souls 3 aveva un meta al 120. L'unica build possibile al tempo, la Quality, si raggiungeva facilmente. Con il buff alle Luck Build e il dover forzare i giocatori i livelli in più con l'NPC, questo è shiftato al 125. E a questo livello abbiamo poi dedicato gli East vs West di Barnesi Jones, i più 80 tornei di Baited in Brenna e i tanti eventi di Noob Pianist, End of the Lion, LBU e tanti altri host che abbiamo avuto nel tempo. In Elden Ring, il network test ci ha fornito le starting class. Noi sapevamo già con che statistiche saremmo arrivati fino a che livello, e il 125 aveva la possibilità di dare quella continuità sia di bilanciamento che di comunicazione con la community per evitare di frammentarla ulteriormente. In realtà, l'Elden Ring PvP Discord, cui moderazione e amministrazione segue quella del vecchio PvP Discord di Dark Souls 3, stava già sperimentando in una ladder dei duelli competitivi a rune level 100. Indovinate chi veramente aveva difficoltà nel build making? I caster. Il 125 avrebbe sia soddisfatto tutte le build melee e tutte tranne due delle build caster. Andiamo a spiegare il perché. Tutte le build melee al 125 possono raggiungere le seguenti: 4 talismani aperti, salvo setup con alto equip load come Power Sense Siluria, Gugs o Fingerprint, HP cappati, danni cappati, endurance necessaria per Poise Absorption sopra il 30%. Tutto il resto considerabile secondario è raggiungibile con talismani. Riguardo le build caster, in duelli, caster Arc Faith o Pure Faith non si pongono problemi con i cap, ed anzi la prima è la più usabile in duelli. Caster Intelligence è probabilmente l'unica del gruppo a fare un po' fatica in ambiente competitivo. In invasioni, staccando diversi buff, riesce comunque a performare più che bene. Cosa succede se salgo? I ritorni complessivi nelle ormai ben generose stat offensive sono più che i ritorni nelle stat difensive, riducendo il time to kill invece di alzarlo. Questo ha automaticamente dato al 125 una maggiore premeditazione nel fare PvP. I giocatori ne sono automaticamente più preparati, perché devono sapere come investire conscientemente i punti, e sono automaticamente più bravi perché ne è anche il livello delle competizioni della community, e in questi giochi si impara solo giocando con persone più brave di te, e non c'è posto migliore dei tanti Discord e Telegram. Ricordiamo che per qualsiasi gioco, una build è tale perché nella totalità manca qualcosa. E giocando, devo fare attenzione se ho i giusti breakpoint della Poise, quanta stamina consumo, che dovrò anche creare un opening per usare la fiasca degli FP, e tutto quello che è secondario devo fare attenzione con i talismani, il che vuol dire che devo aprire l'inventario e fare uno swap. Salendo, se compenso tutto, rischio di avere qualcosa che di build è solo il nome e l'apparenza, e che andrà a compensare tutti quegli skillset che dovrei avere e che posso dimostrare non avendo tutto pronto. Tuttavia, in invasioni, i livelli in più possono salvarvi la vita, se ad esempio una spell la potete raggiungere senza uno swap di talismani, avete tanta stamina con setup che ne consumano molta, e così via. Tornando al discorso iniziale, invasioni e duelli sono chiaramente fondamentalmente diversi, ma hanno un aspetto in comune. Da invasore, lo scontro migliore possibile è proprio l'1v1, in cui l'host ha perso i propri phantom, dove c'è finalmente un attimo per respirare, prima che arrivino dei blu in soccorso dell'host. A differenza dei duelli dove hai tutto il tempo del mondo, nelle invasioni devi sbrigarti a seccare l'host. A livello di condotta, nelle invasioni non conta niente, non frega niente, come vanno, vanno. Siete lì per fare una carneficina e sfruttare l'effetto sorpresa. Non pretendete minimamente inchini o combattimenti alla pari. Nei duelli ci sono delle dinamiche diverse e delle condotte diverse. Alcuni confondono ancora la questione dell'inchino. Ricordiamoci che questo è un videogioco e va visto dall'interno. Riguardo il rispetto, fatelo alla fine, non fatelo all'inizio. Non ha senso se poi l'avversario vi pulla un cockroach mode in PvP casual. È più importante la funzionalità di come dovrebbe essere usato. Ci sono due casi.
quelli in cui c'è un modo per dare il via e quelli in cui no. I Colossei hanno il commence. Non pretendete pre-buff o attese, perché il match è già partito. Se poi volete concederlo all'avversario perché lo riconoscete e così via, ma sì, va benissimo. Ma non è una cosa che se l'avversario non lo fa, e quell'avversario magari è un random, inteso come non lo conoscete, non sapete chi è, non è disonorevole perché non lo fa. Questo termine poi è forse uno dei più utilizzati in maniera impropria dall'alba dei tempi. Nei duelli, che siano nel mondo di gioco o nelle mod, o vi è una possibilità di avere un host che da arbitro scoccherà un dardo per dare il via, e da qui buff, punire il buff e poi buffarsi dopo, diventa un mind game per i giocatori. In assenza di arbitro, usate l'inchino, attendete che il secondo finisca e quello sarà il vostro via, un via funzionale a cui entrambi i giocatori partono dal frame 0 per avviare quel mind game di cui abbiamo appena parlato. Nei duelli è inconcepibile giocare con un room level diverso dall'avversario. C'è da fare una distinzione tra quello che è il PvP casual e il PvP competitivo. Il PvP casual è gestito da schifo nell'accessibilità e nella qualità dei duelli che i giocatori si ritrovano. Main Academy Gate aveva di buono che potevi sceglierti contro chi giocare, filtrando nel bene e nel male alcuni incontri, ma aveva tanti difetti che ora non è il caso di elencare. E i Colossei sono anche peggio. Implementazione 1-1 del matchmaking delle arene di DS3. Un peer-to-peer senza possibilità di scegliere gli avversari fa sì che mi potrò capitare un europeo come un cinese la volta dopo. E su PC sapete benissimo com'è. Il rank è solo estetica, è un bene, ma non puoi portarlo fuori dalle arene, cosa possibile in DS3. Massimo di 2134 HP e non permettono l'uso della Wondrous Physic per la Hopalin Heart Tier e la Crimson Bubble Tier. Vengono permessi oggetti che non dovrebbero neanche esistere, e il risultato è un time to kill estremamente basso, cui anche le gimmick più stupide o un singolo errore ti possono abbassare la vita abbastanza da invalidare il resto del match. In entrambi i casi, l'arena è troppo grande per incentivare un qualsiasi buon gioco. Non avendo angoli, un giocatore può fare backpedaling all'infinito, e sappiamo tutti troppo bene che non ingaggiare in questi giochi è meglio che ingaggiare. Sì, ci sono armi che sanno mettere pressure, ma non sono un motivo per incentivare questo tipo di schifezza. Questi titoli hanno anche dei muri molto difficili da sfondare inizialmente, a volte più per Copium, che una volta oltre la strada è molto più in discesa di quello che sembra. Per sfondarli però bisogna capirli. A volte penso che siamo troppe lenti colorate. I Souls non sono competitivi. No, non lo vogliono essere. E la Software House Publisher non interessa spingere verso questa direzione. Non quando l'esperienza principale è un PvEvP con co-op e invasioni, che facendo la introduzione alle dinamiche PvP in assenza di Covenant ha comunque un forte lato RNG. Guardando poi Colossei, senza che ripeto o che aggiungo altro, vengono tratte delle somme e viene pronunciato lo statuto detto precedentemente. L'errore è il punto di vista estremamente relativizzato. Quando usiamo l'aggettivo competitivo, va distinto quello che è il senso tradizionale del termine indottrinato da delle scritte nel main menu, la cosiddetta modalità ranked, che allude a tutti di poter essere più bravi di altri, cui conseguenze le abbiamo viste in diversi titoli. Da quello che sono stati titoli come Team Fortress 2 o che da un decennio sono i Souls, che hanno in comune una direzione generale del gioco diversa, ma che coesiste con una scena competitiva gestita dalla community, che conosce il gioco e i giocatori molto meglio della Software House, filtrando dal gioco base quello che non è adatto alla competizione, creando dei server dove introdurre giocatori, ruleset, luoghi collegati tra loro e soprattutto un ambiente sano. Lo scopo degli sviluppatori è di rendere il gioco più accessibile e di setup più viabili, ricevendo feedback dalla community PvP che ha modo di capire il gioco con molta più profondità di chi ne è al di fuori. Devono migliorare la replayability del gioco, incentivandoti a rimanere
con la qualità del gameplay e con delle ricompense che ti permettono di acquisire risorse senza farmare, un concetto che nei Souls non dovrebbe neanche esistere, non invece venendo imboccato da un finto sistema ranked definito competitivo solo perché lo clicchi nel main menu o solo perché vi è un piccolo ranked lì a schermo messo pure anche troppo in mezzo. Per il resto ci deve pensare la community. La questione del netcode è estremamente delicata e richiederebbe un video tutto suo, pertanto mi limito attualmente a quello che serve sapere nel video e approfondiamo poi in un'altra sessione. Questo è estremamente antiquato, ma sia questo che la latenza che il lag possono essere capiti e gestiti con dei limiti. Ovviamente attenzione alla distinzione fra questi. Per essere brevi, il netcode è estremamente antiquato, ma ha una regola basilare. Verifica l'attrito di hitbox e hurtbox e verifica se il ricevente è in iframes. Status e poise chip ignorano questa cosa nei loro phantom hit. La latenza è il ping ambilaterale tra i giocatori. Tanto più alto è il ping, basato sulla distanza fisica tra loro, tante più alcune meccaniche cambiano e diverse interazioni vanno gestite con anticipo. Esiste un concetto chiamato negative spacing, non a caso, ma ne parliamo poi. La latenza può tuttavia essere influenzata da una terribile infrastruttura locale e un terribile routing tra i paesi. Inoltre, giocare in Wi-Fi o subire packet loss può provocare del lag. Questo è chiaramente notabile attraverso dei salti di frame. Capite bene che parte del problema è anche lo shitnet del giocatore. Ma anche che il gioco, essendo basato su peer-to-peer, quindi favorendo persone che sono vicine tra loro, anche poi nelle summoning per la coop, attenzione, si crea un forte problema quando puoi incontrare un giocatore prima cinese, poi brasiliano, non sapendo da dove provengono. Il giocatore medio trova nell'ambiente che dovrebbe essere casual delle interazioni che sì, ad esempio nello strafing, poi sembrano essere casuali. Per darvi un'idea del perché spingo così tanto sull'accessibilità, tra i giocatori console vi è una forte barriera legata a dover ottenere gli oggetti per i personaggi, limitando quanto ci vuole in effetti avere un personaggio PvP. Tra i giocatori console c'è una barriera di accesso al multiplayer legata al settare il giusto NAT. Tra i giocatori casual su console, la norma è giocare in Wi-Fi. Dovrebbe essere chiaro che rendere instabile inviare e ricevere pacchetti ha delle ripercussioni sullo scontro. Non mi interessa che il modem è a un metro da voi. Non a caso, viene anche qui erroneamente chiamato Phantom Range, quello che è il movimento del proprio personaggio non anticipato in maniera corretta, confuso con vari desync come niente. Nella scena competitiva, questo non è un problema, in quanto i tornei e i vari eventi hanno tutti un region lock. Ad esempio, in tornei solo EU, il ping medio è di 60 e nelle giuste condizioni è possibile fare strafing anche a qualcuno che ha 300 di ping con voi, purché abbia un buon net. Per chiunque volesse qualcosa di meglio, posso solo raccomandare di entrare nei server della community. Per quanto riguarda la community italiana, ci sono anche due Telegram, non gestiti da me, per giocatori PSN, e il mio Discord per giocatori PC. In questi troverete giocatori che possono impostarvi per il PvP, darvi le migliori dritte possibili e che possono farvi entrare in quel circuito. È soprattutto importante per i giocatori console in quanto, beh, Elden Ring abbiamo capito essere così poco accessibile che il livello 0 è ti prego dammi le rune. All'interno ci sono infatti delle ladder per creare degli scontri con un ruleset, un sistema gestito tramite un bot che apre dei match con dei comandi e che poi basta solo digitare il risultato. Questo poi gestisce automaticamente l'elo, che è qualcosa che serve solamente per i tornei, nulla di più. Su console si gioca principalmente all'arena di Stormveil, su PC su delle mod invece. Il punto della ladder non è neanche quello di grindarla per arrivare primo con così tanto elo da renderlo inarrivabile ad altri. Il sistema permette di salire in alto con grande rapidità. Questo per dare la possibilità, dovesse aggiornare un giocatore l'ultimo giorno della settimana di qualifica di un evento, bravo da batterne altri più bravi, quindi con tutte le carte in regola per parteciparvi, di non essere escluso finché nei tempi giusti. I giocatori riescono poi a rendere più fluido anche lo scorrimento degli eventi PvP, familiarizzandone con le dinamiche.
è una cosa che può imparare chiunque. Tutti gli eventi della community competitiva sono al 125. Qualsiasi torneo o evento cui punto è impegnarsi e farsi valere avviene a questo livello. Perché esiste il 137? Sentiamo spesso: gioco al 137 per stare in mezzo al 125 e 150, prendendo entrambe le parti. Questa è una fortissima misconception e vi spiego perché. In qualsiasi stanza del multiplayer abbiamo visto esserci un matchmaking. Questo verrà spiegato meglio nel prossimo video. Un invasore al 125 può trovarsi un host fino al 157. Un host al 125 può farsi invadere da invasori fino al 139. Un invasore al 150 può trovarsi un host tra il 135 e il 185, rispettivamente in basso e in alto. Un host al 150 può trovarsi un invasore tra il 119 e il 167. E soprattutto, 125 e 150 si possono incontrare nei colossei. Cosa ne capiamo? L'espressione citata prima ha totalmente frainteso il punto di vista. Tu, già al 125, in un modo o nell'altro, matchi con 150. E soprattutto, il 139 è il punto più alto con cui invadere un host al 125, non 137. Quest'ultimo è il risultato della formula errata di Fextra Life e del passaparola di un concetto che era sbagliato fin dall'inizio. Alla release del gioco pensavamo fosse quello, in una affascinante corsa all'informazione che avviene sempre alla release di ogni titolo. O dovrei dire febbre dell'oro, giusto? Tuttora Stilovski lo usa nei suoi video, ma più per un fatto iconico del canale, tanto per essere chiari. Un'altra misconception spesso ripetuta è: a questo punto dovremmo giocare tutti al 139. Ti piacerebbe, bot? Tralasciando che chi pone la questione in questi termini ne ha spesso una visione limitata ed etnocentrica, non tenendo minimamente conto di tutte le sfere del PvP, per non dire altro. Il 139 è già di per sé un livello dipendente dal 125, pertanto un meta shift è inconcepibile, in quanto si tratta di summon range in invasioni che seguono delle dinamiche totalmente diverse dai duelli. Questi ultimi devono tenere conto di quanti punti si investe e che risultati si raggiungono. I giocatori che ne assumono altri come validità alternativa, a priori, partendo dalle build che secondo loro hanno qualcosa in più a livello di varietà, a volte non considerano come già delle build ottimizzate al 125, e abbiamo visto essere davvero generose, una volta ampliate non hanno più nulla da considerare come build. E a volte questi giocatori non considerano quello che altri possono cucinare nel peggiore dei casi. Il punto di vista è come se ruotasse attorno al giocatore che vuole quel livello, quando in realtà dovrebbe essere su cosa tu puoi trovare in generale in questa esperienza, e il focus deve essere sul bilanciamento. Tra l'altro c'è anche un problema di comunicazione con la community, non possiamo fare una distinzione tra fuori e dentro i colossei. Però, duellare nei colossei è decisamente un'opzione ben peggiore non potendo usare le physic. Ma un giocatore 125 che va lì, appunto, per duellare, i livelli in più del giocatore contro li sente. Invadere è un altro discorso, chiaramente. Invadere un tizio che è solo alla grazia è comunque un'invasione. Vengono chiamati Bonfire Duelist, infatti, come presa in giro, perché tanto avranno la luna di Morgoth, le fiasche in blu, i blu nascosti e così via. Vorrei parlare anche del 150 per rendere il discorso più completo. Né io, né tanti altri, lo consideriamo parte del meta. Tuttavia, come vi ho sempre detto, chiunque legittimato, purché consapevole, e comunque diversi giocatori alla fine nelle loro community, come l'esempio dei gruppi e così via, giocano a quel livello. Allora, perché esiste il 150? È un discorso che va indietro nel tempo. Su Dark Souls 2, le competizioni erano al 150 per un range di adaptability, portando agility ad alcuni breakpoint per gli iframes come 96, 99, 105 oppure a 100 per i backstep. La scia di quel livello ne è stata trasportata dalla fetta più casual della community su DS3. Certo, non sei obbligato a livellare l'hack come lo sei con adaptability, e comunque ci sono stati dei cambi di soft cap anche se ora non entro nel merito. Tendenzialmente, chi gioca al 150 lo fa per ottenere dei giocatori che non sono quelli del 125, poiché giustamente ci sono dei ritmi diversi.
non mi permetto di insinuare nulla, naturalmente. Però c'è una netta distinzione tra chi gioca quale dei due. Il problema di fondo è che entrambi i giocatori dei due livelli non si vorrebbero incontrare, per le motivazioni sia parametriche sia di interesse nel gioco, però lo fanno. E almeno quelli del 150 non ne sono consapevoli della cosa. Da una parte sono contrario all'idea di dover distinguere tanto i bracket, dopotutto la player base è anche fin troppo frammentata. Giocare al 150 contro il 125 è chiaramente un vantaggio non da poco. Personalmente, trovo sbagliato e controintuitivo dover spingere i giocatori a dire «Hey, c'è un livello casual» e «Hey, c'è un livello più serio», quando per una ragione o per l'altra questi si incontrano. È più giusto che imparino dai giocatori più bravi incontrandoli, imparando passivamente. Ed un ponte in più è meglio che un ponte in meno. Già che ci siamo, vorrei rispondere ad alcune misconception legate agli argomenti trattati nel video. Bro, gioca un vero fighting game. Attenzione, mi riferirò a chi utilizza questo per infangare e non per suggerire, ci mancherebbe altro. Questi giochi hanno un carisma e un'unicità che li rendono molto diversi da tanti altri. Anche il lato RPG dell'interazione con i talismani, armature, armi, Ash of War e così via, lasciano una sensazione molto piacevole. Soprattutto, non si sente quella sensazione di venire imboccati dalla software house che si sente in altri multiplayer. Il paragone non ha senso, perché sono dei giochi che sono fondamentalmente diversi. Ne rispondo a un'altra. Un gioco che ha una banlist o un ruleset non può essere considerato competitivo. Mi risulta che sia i competitivi tradizionali e quelli della community ne abbiano una a prescindere, e giochi i cui armi e effetti vengono partendo da una narrativa, a maggior ragione devono fare attenzione a ciò che viene limitato. Ultima, lo giuro. Sto usando dei setup che usano un tot delle mie stat. Molte di queste non le sto usando. Attenzione, perché il discorso si basa sulla buona fede e non funziona tenendo conto della randomicità di chi si incontra negli eventi casuali del PvP. È inevitabile che comunque verranno giocate armi con uno scaling multiplo, ma un cast di qualcosa non previsto non è qualcosa di inaspettato, è qualcosa che non dovresti avere. Il soft swap al fingerprint rimane la cosa più stupida che io abbia mai visto fare a qualcuno. Tocco, ti sei dimenticato di me? Spero che il video abbia chiarito molti fraintendimenti nella scena PvP. Probabilmente vi devo delle scuse se un video come questo esce a questo punto della release. A ogni modo, spero che il DLC non invaliderà i contenuti di questo video e spero che i miei punti siano stati chiari. Ci tengo a precisare che non sono nei muri di nessuno e non obbligherò nessuno a fare qualcosa che non vogliono, ma che comunque ci sono delle cose che è giusto che se aderiamo tutti, possiamo creare una condizione migliore per questi titoli. Alla prossima! 2, 1, vai! Porco d'incidio, ho mancato. Rifacciamo! Lo rifacciamo!